Disoccupazione agricola e assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti. INPS fa sapere di aver trasmesso agli enti di patronato i moduli per la presentazione delle domande. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo del nuovo messaggio INPS numero 4211, con il quale l'istituto informa di aver trasmesso agli enti di patronato i moduli per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola 2022, da chiedere quindi per il prossimo anno, e per gli ANF destinati a questa categoria. Per l'indennità di disoccupazione agricola, l'INPS specifica che per gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, possono accedere alla NASPI. Per quanto riguarda invece l'assegno al nucleo familiare, l'istituto ricorda che dal 1 marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la misura è stata abrogata. Di conseguenza, gli ANF sulla disoccupazione agricola non spettano a chi ha diritto all'assegno unico. Inoltre, l'INPS sottolinea che l'assegno al nucleo familiare è incompatibile con l'assegno temporaneo percepito. Infine, il messaggio numero 4211 informa che il modulo, che costituisce l'equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato ed è ora reperibile nella sezione modulistica online del sito internet INPS, a disposizione esclusiva delle strutture dell'istituto. Mentre per gli enti di patronato il modulo è disponibile nel servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti nell'area di download del menu principale della funzione presentazione domande. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è piaciuto, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus.